vista, perché sennò io vorrei fare, vorrei, per la forza che ho, però la vista è... Gli anni ci sono, è inutile. È un po' birichina. Sì, sì, sì. Ha 3 figli, 5 nipoti e 8 pronipoti. È nata a Monteporzio l'11 marzo 1921, ma ha vissuto a Mondavio per diversi anni, fino al ritorno nel luogo di origine. È una festa tutta in famiglia, quella organizzata per Enedina Francesconi, che oggi compie 100 anni. Una torta con le candeline, i regali, uno striscione dedicato e il calore dei cari hanno riempito questa giornata vissuta in casa a causa della pandemia. Come sta? Oggi è una giornata importante. Come sto? Come sempre. Sì. È in forma. Solo che io volevo una vecchiaia più in compagnia. E ho mia figlia, è sempre occupata. E io, sa, bisogna che darsi una mano, ma fa quel che posso. Infatti la casa in cui vive Enedina è comunicante con il negozio di fiori di sua figlia, Nives Bettini, e quando può la centenaria si tiene impegnata e aiuta a preparare le composizioni floreali. Ho fatto la scuola a Monteporzio, la scuola elementare, sì. E poi dopo i miei sono trasferiti su quel Mondavio, hanno fatto la casa, che tutti i famigli erano troppi, certo. E torno su e adesso quanto ho bisogno vengo qui. Che mamma è? Mamma è stata una mamma grande, ha fatto tanti sacrifici per tutti, ha lavorato in campagna, ora è qui con me, è stato il mio grande supporto, aiuto, specialmente affettivo, una per l'altra, perché comunque tanto siamo in simbiosi, vicine, e il mio grande aiuto soprattutto quando è venuto a mancare mio marito. Sì, è stato un supporto per tutti. Sta bene, anche se ha lavorato in campagna, erano 2 grandi signori della vita, babbo e mamma. E a fare visita alla festeggiata anche il sindaco di Monteporzio, Giovanni Breccia. Ci tengo insomma ad essere qui, a portare un piccolo presente per i 100 anni, che sono un traguardo importantissimo. Pensiero che anche da parte del sindaco di Mondavio, che però hai vissuto tanti anni a Mondavio, quindi lui sarebbe venuto volentieri, visto il secondo giorno di zona rossa, insomma, ci impone il rispetto delle norme, insomma. E abbiamo visto la signora, che è davvero davvero informissima, c'ha una grinta incredibile, quindi fa davvero estremamente piacere essere qui e insomma salutarla. In realtà ci vediamo abbastanza spesso, però sì. No, l'occasione è davvero importante. Poi tra l'altro i prossimi giorni avremo altre 2 centenarie a Monteporzio, quindi no, sono andate a scuola insieme, quindi un mese di marzo e aprile è davvero ricco da questo punto di vista, perché insomma ci fa piacere che si arrivi a una certa età con una grinta del genere, ci metterei la firma. Anche a voi tanti auguri.